Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di Silvio Berlusconi, ma ormai lo sapete che siamo in un paese di carca, quindi tutte le leggi che vengono promulgate da questo governo hanno quel valore. E adesso se hanno deciso di mandare i soldatini in strada, invece di riformare la giustizia, loro mandano soldatini in strada che non serve a niente. Non cambia niente se mandano qualche soldatino in strada. Questi qui si prendono per il culo. Lo volete capire che si prendono per il culo? Loro non risolvono i problemi della sicurezza, perché la loro sicurezza collide con la nostra sicurezza. La nostra sicurezza è di vedere i colpevoli in galera. La loro sicurezza è quella che loro stessi e i loro amici siano fuori dalla galera e che siano acclamati e osannati come dei politici onesti e integeri. E diamine, non avete ancora capito queste cose semplicissime. È da 100 settimane che nell'appuntamento di passaparola vi ripeto sempre questi concetti. Non si sa mai la sicurezza finché si sa Berlusconi. È come pretendere di avere la moglie ubriaca e la botte piena, è impossibile. Se la moglie ubriaca si beverebbe tutto il vino. Se lui è corrotto, è colluso con la mafia, è colluso con imprenditori che hanno le pezze negli abiti, che sono tutti stracciati, che indebitano l'Italia, che cosa volete pretendere? E diamine, è impossibile con questo signore, avere una politica equa per tutti. E poi c'è Angelino Jolie, guardate, Angelino Jolie è stupendo. L'altra volta ha fatto un annuncio nascosto dietro una siepe, dovevate vederlo Angelino Jolie, che ha detto che le carceri sono sovraffollate, ma non si fa l'indulto, perché l'indulto fu una scelta scellerata. Peccato che l'indulto lo votarono tutte le forze politiche, tranne l'Italia dei Valori, la Lega e l'Alleanza Nazionale. L'indulto è stato un lasciapassare per Previti, ma cosa credete che l'indulto l'hanno fatto per liberare davvero imputati rei di colpe meno gravi per il sovraffollamento delle carceri, ma loro delle carceri non interessa niente. L'indulto l'hanno fatto per liberare Previti e gli amici di Berlusconi che erano travolti da guai giudiziari. E Angelino Jolie viene a parlarsi di braccialetto elettronico, ma braccialetto elettronico. Ma questi politici qui dicono solo delle stronzate. Non esiste nessuna sicurezza col braccialetto elettronico. Se sono liberi possono delinquere, possono fare tutto quello che vogliono. E poi, invece di costruire nuove strutture carcerarie, costoro cosa fanno? Si vengono a parlare di evasione zero. Ah, ma che evasione zero? La sicurezza che si danno è zero, non la tolleranza. Passate parola. Signori, in questo momento, mentre vi sto parlando, Berlusconi ha proposto un nuovo decreto legge, nuovo dono vuoi fare, non chiamatelo dono, chiamatelo dono, perché è una cosa vergognosa, il dono consono. Lui adesso vuole immunizzare tutti i ministri. E tampoco immunizzerà tutto il Parlamento italiano, e poi immunizzerà tutti i governatori delle regioni, tutti gli assessori, i consiglieri, i coordinatori provinciali e comunali. Ma stiamo scherzando? Ma questo qui si prende proprio il culo, scusate l'espressione, ma è così. E diamine, poi saremo noi gli eversivi. L'Italia dei Valori è l'unico partito in Italia che non ha condannati né indagati tra le sue fila. Nessuno. Io quando sono stato indagato mi sono dimesso e sono corso dal giudice con la Ferrari, ok? Per fare più in fretta, sono corso con la Ferrari per difenderne.
E basta, diamo, là, mangiamo tutti i gradini. Adesso, se voi non scendete in piazza con me a votare contro questo lodo Alfano, contro questo lodo Consolo e tutte le porcate presenti, passate e future che ha emanato questo governo, io prendo la marcia, perché mi sono stufato. Io sono democratico, civile, tutto, ma non fatemi ingrassare. Va bene? È vero o non è vero che Berlusconi detiene tre delle visioni, quando invece un concessionario pubblico dello Stato non potrebbe che averne, privato non potrebbe che averne due, e lui ne ha tre? È vero o non è vero? È vero o non è vero che Berlusconi dovrebbe sedere Rete 4 sul satellite e mandare Europa 7 in chiaro? È vero, invece lui ha fatto una fattucchia a Gaspari per tenere le sue frequenze sine die. Cosa ho imparato? Ah vabbè, sine die, sì, così senza limiti di tempo. E sono fatto un corso, adesso mi sono acculturato, non sono più di Pietro di prima. E diamine, dai, sto governo, sta maggioranza mandano i soldatini per le strade, arrestano le prostitute, arrestano i clienti e poi loro che sono più colpevoli di tutti i reati possibili e immaginabili, non solo non si presentano in aula, ma addirittura non vogliono più farsi processare per nulla, se loro potranno fare tutto quello che vogliono se non farsi processare. Au, ma stiamo scherzando? Venite in piazza a cogliere le firme con me e basta, mandiamo a casa sto governo che fa schifo. E poi non dite che sono eversivo, sono soltanto onesto. E qual è l'unico partito che non ha indagati né condannati in tutta Italia e in tutto il mondo? Italia Libera. Qual è l'unico partito che ha un premier magistrato integerrimo che ha sempre sfidato la corruzione in tutta Italia? L'Italia dei Valori. Quindi collegatevi a www.antonio.livello.com e lasciate i vostri commenti. Vostre richieste se ne alzano, siamo tutte attenzionate dai nostri collaboratori, accoliti, portaborse e staff completo. Un saluto e alla prossima, mi raccomando. Rossico Nano ha detto di costruire nuovi 26 torri, ma vaffanculo a lui e a tutti i politici in Italia. Basta con queste particelle, basta, basta, va bene, basta, basta con queste particelle tossiche, è lui una particella tossica, fa schifo questo personaggio, facciamo bidet, io sono povero, va bene, potrei stare tranquillo in poltrona con i miei 3 milioni di euro all'anno e chi me lo fa fare di venire qui a denunciare questa gentaglia. A me non importa di questa gente, sono 60 anni, sono un parruccone, non vedete? Eppure vengo qui per il vostro futuro, per il vostro bene. Via gli inceneritori, via l'ampliamento delle basi militari. E poi basta, raccolta differenziata, basta con queste persone qui, basta con questi imprenditori. Andiamo a picchiare Tavarone, andiamo a picchiare Tronchetti Provera. Basta, facciamo delle ronde contro questi criminali della finanza pubblica. Facciamo noi le ronde, va bene? Adesso istituisco il meetup e vi invito tutti. Se non venite vi mando a far culo, va bene? Basta. E poi più sensibilità e più attenzione e rispetto per l'ambiente. Mettiamo i pannelli fotovoltaici sul tetto. E mandiamoli tutti a fanculo questi politici qui che si obbligano per forza ad attaccarsi all'Enel e al nucleare, perché il nucleare è una risorsa vecchia, una risorsa inquinante, basta, basta con questa gente qui, videi, 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 basta, videi, 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 basta, basta, sono incoglionito io. Se continuo così sono completamente incoglionito, basta. Votate il meetup, referendum abrogativo. Io non mi candido perché ho
ho già sfiato in un incidente dei passanti, quindi non posso candidarmi. E pazienza, è stato un incidente. Però mando le nuove leve, mando voi giovani con le videocamere e le amministrazioni comunali a firmare tutte, a firmare i soprusi, a denunciarli, e per coloro che sottoscriveranno queste cose vi darò piena assistenza legale, tecnica e sociosanitaria. Per cui avete solo da iscrivervi al sito di Beppe Grillo e collaborare per il nostro progetto. Un saluto e alla prossima.